il retrocucina di Carla Lattini, alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo enogastronomico. Ciao Luca, buongiorno e buon mercoledì. Oggi non sei con me, sai dove ti porto questa mattina dal retrocucina di Carla Lattini? Andiamo a Pontedera, ci aspetta Enzo Brini, che è il creatore di Ginepraio. Ma che sarà Ginepraio? Ragazzi, preparatevi perché oggi si parla di Ginepraio. Il retrocucina di Carla Lattini, tutti i giorni alle ore 10.30 su Radio Serena. Enzo Brini, buongiorno e benvenuto nel retrocucina di Carla Lattini. Ciao. Ciao Carla, buongiorno a te, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato nel tuo retrocucina. Mi mancava un gin, lo stavo cercando, cioè, e sei capitato in un bel ginepraio. Allora, senti, quando nasce Ginepraio e perché si chiama così Ginepraio? Allora, per parlare della nascita di Ginepraio dobbiamo parlare un attimino prima dell'altro nostro prodotto, forse un pochino meno famoso, però vi assicuro altrettanto buono, che si chiama Old Sailor Coffee. È un liquore al caffè, ispirato a un'antica ricetta marchigiana, perché il mio socio, un ex compagno di studi e amico, Fabio Mascaretti, è di San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, e nel 2014, diciamo per hobby, un po' per gioco, ci siamo prodigati nel realizzare per la prima volta a livello, diciamo, industriale, cioè una bottiglia consumabile e vendibile di questa antica ricetta realizzata solo espressa fino a pochi anni fa nel suo paese. Scusami se ti interrompo, ma tu lo sai che io avrò ospite il tuo socio il 3 maggio, lunedì 3 maggio, qui nel mio retrocucina? Sì, mi è stato detto, mi è arrivata questa voce. Ti è arrivata questa voce. Bene, quindi nasce prima il progetto con il caffè? Sì, esatto. Ecco. Nasce prima quello e dopo un paio di anni circa, un anno e mezzo, complice il momento, non ti nego, di grande rinascita che sta vivendo ormai da una decina d'anni il gin, questo distillato che fino a pochi anni fa dalla maggior parte dei consumatori veniva associato a delle sbornie spiacevoli, no? Magari sì, molto giovanili. Sì. E anche spesso non un bere pulito, no? Esatto, di qualità, esatto. Quindi in molti, devo dire, questo ci ha riempito di orgoglio, ci hanno detto negli anni che li abbiamo riconciliati col gin, e questa è già una grandissima conquista. Ti spiego il perché di Ginepraio. Beh, per noi, per chi non lo sapesse, innanzitutto, il gin è fatto principalmente a un distillato di bacche di ginepro, poi sì, insieme alle bacche di ginepro vengono aggiunte anche altre piante di solito durante la distillazione, però ecco, l'ingrediente principe è il gin, sono le bacche di ginepro, e proprio mangiando una bacca di ginepro, per chi ha assaggiato almeno una volta nella vita il gin, gli ricorderà il sapore tantissimo, proprio quello del distillato, perché ritroviamo quel sapore anche nella bacca. E durante un po' la nostra avventura abbiamo capito l'importanza che la Toscana ha per la produzione di questo distillato, perché questo, in pochissimi sanno in pochissimi sanno che quasi la metà di tutti i gin del mondo sono prodotti usando bacche dell'Appennino toscano. Ah, però, questo non lo sa nessuno, no? Pochi sanno. No, esatto. La nostra regione ancora una volta ci stupisce portando, no, un'eccellenza che, per dire la verità, è anche abbastanza
facile da reperire perché è una pianta spontanea, quindi certo. se ne trova tantissimo da una certa altitudine in su, in Toscana, da tutte le parti, un po' in tutte le province. E ginepraio in italiano vuol dire macchia di ginepri, quindi per noi era il nome perfetto, non riuscivamo a immaginarci un altro nome per un gin italiano, nonostante per gli stranieri ci sia una certa difficoltà nel pronunciarlo bene. Te lo stavo per domandare, gli stranieri, visto che voi avete un mercato internazionale, sì. come viene pronunciato dagli stranieri? Non è semplice, non c'è, francamente ci siamo assunti il rischio volentieri. Ma è divertente perché, tutto ciò, no? È un altro modo per far parlare. Esatto, anche perché ginepraio sul vocabolario italiano, noi abbiamo preso a riferimento la Treccani, ma anche sugli altri, ha un secondo significato figurativo, che vuol dire cacciarsi in un ginepraio, cioè sì, vuol dire sì, finire in una situazione complicata, problematica. Da intrecciarsi, proprio, intrecciarsi. Esatto. Sì. E graffiarsi, farsi anche un pochino del male, perché il ginepraio è pieno di spine, sì, e se cadi in un ginepraio, insomma, c'è il rischio di farsi male. E devi essere abile e atletico e riuscire esatto, a rimanere illeso con meno danni possibile. Esatto. Senti, quindi un gin che nasce in Toscana, quindi un gin che potremmo paragonare al vino, no? Il vino che ha il suo territorio, al suo terroir, quindi comunque... Esatto, assolutamente. Io sono enologo e anche il mio socio ha studiato con me durante il master del quale ci siamo conosciuti, quindi anche lui ha delle basi, diciamo, enologiche, e la mia famiglia ha una cantina, tra le altre cose, quindi il mio settore di provenienza è quello del vino. E proprio per l'esperienza pregressa abbiamo provato a applicare un po' i concetti tipici del nostro mondo enologico a quello dei distillati, portando in primis il concetto di terroir, no? Che certo, è un concetto un pochino di territorio, che è un concetto che nei distillati o nei liquori raramente viene fuori, però proprio per il grandissimo collegamento che c'è, quel che spiegavo poco fa, tra la Toscana e il mondo del gin in particolare, abbiamo pensato che dovessimo raccontare col nostro gin un chilometro zero, una storia di prodotti tutti provenienti dalla nostra regione, che non solo da bacche che utilizziamo, ma anche a tutte le altre piante che utilizziamo. Quindi il nostro gin è completamente biologico e completamente toscano. Senti, Enzo, un nostro comune amico mi ha suggerito di farti una domanda. Se gustassimo in questo momento preciso ginepraio, secondo te come potremmo definirlo? Cioè, come lo racconteremo? Allora, senz'altro è un gin non particolarmente aromatico come alcuni di nuova generazione, però è senz'altro complesso. Quindi lo raccontiamo con una nota prevalente di ginepro, ovviamente, che è preponderante al naso, principalmente con questa pungenza tipica della bacca e aromi molto eleganti. Subito dopo, in bocca, quando lo assaggiamo, noteremo altri gusti, forse un pochino più familiari, come gli agrumi, il limone e l'arancia, che danno senz'altro freschezza, e la piccantezza del coriandolo e la morbidezza dell'angelica e dell'elicriso. E poi una nota floreale a naso che accompagna la pungenza del ginepro e è data dalla rosa canina, anch'essa una pianta spontanea ma abbastanza tipica della nostra regione.
Senti Enzo, questa degustazione naturale, quindi a che temperatura è meglio farla? Di solito la temperatura anche nel caso dei distillati è abbastanza simile a quella del vino, e quindi di solito quando assaggiamo un distillato da solo possiamo assaggiarlo a una temperatura leggermente più bassa di quella che è l'ambiente tipica, quindi dai 16 ai 18 gradi va benissimo. Perfetto. Allora Enzo, io ridarei la linea a Luca a Radio Serena, e poi nella seconda parte della trasmissione preparati che mi devi dare una ricetta. Benissimo. Ricetta con ginepraio. Rimani lì. Ed eccoci ritornati nel retrocucina di Carla Latini, nello spazio dedicato alla ricetta del giorno. Oggi il nostro ospite Enzo Brini, il creatore di Ginepraio, ci darà una ricetta con il gin. Che ricetta ci dai, Enzo? Allora, vi do la ricetta di Green Park, che è un cocktail piuttosto fresco e quindi adatto al periodo al quale stiamo andando incontro, e è piuttosto semplice da replicare a casa. Bravo, okay. Noi abbiamo bisogno di queste ricette, che poi le possiamo rifare. Allora, sono 50, scusate, vi ho detto Green Park, che volevo dire John Collins, scusate per la defaianza del nome. Comunque sono 50 ml di ginepraio, quindi 5 centilitri, ok, del nostro gin, 3 centilitri di succo di limone, sì. 15 ml, quindi un centilitro e mezzo di sciroppo di zucchero. Lo sciroppo di zucchero è facilmente realizzabile a casa mescolando semplicemente dell'acqua a una discreta quantità di zucchero fino a raggiungere una consistenza piuttosto densa del liquido, eh? Quindi non è niente di non da dover comprare, si può anche fare a casa da soli. E poi un pochino di soda, quindi acqua gassata, va benissimo, sì. Alla fine per dargli un pochino di gas. E poi? E poi basta. Poi si possiamo consumarlo. Questo fresco, ovviamente. Questo fresco. Certo. Tutto questo ovviamente deve essere messo in un bicchiere con tanto ghiaccio, e questo è un suggerimento che vi do in generale per tutti i cocktail: non bisogna mai lesinare sul ghiaccio, è un discorso proprio di una reazione chimica. Se metterò pochi cubetti di ghiaccio si scioglieranno in poco tempo, mi diluiranno il cocktail e non me lo raffredderanno, mentre se metto molto ghiaccio e riempio il bicchiere di ghiaccio, il cocktail si raffredderà e il ghiaccio si scioglierà molto più lentamente. Ecco, bellissimo suggerimento. Senti, ci puoi ridire come si chiama questo cocktail? John Collins. Come mai John Collins? È una rivisitazione di uno dei cocktail più famosi che esistano. Perché mi suona familiare. Esatto, assolutamente. Quindi ho dato una ricetta abbastanza classica e relativamente facile, come dicevo. Senti, questo cocktail ce lo possiamo bere la sera dopo cena? Lo possiamo prevedere per un aperitivo? Quando è il momento giusto per farsi un cocktail con il gin, secondo te? Sempre? In realtà mi verrebbe da rispondere così. Dipende, andando su un cocktail un pochino più semplice, che è un classicissimo gin tonic, ok? Che non è niente altro che ghiaccio, 4-5 centilitri di solito di gin e il resto è acqua tonica e una scorza di limone, ok? Lì possiamo giocare con l'acqua tonica e diluirla a nostro piacimento, quindi possiamo realizzare un cocktail a casa che sia anche a soli 6-8 gradi, usando meno gin e più acqua tonica. Quindi il momento può essere anche
all'ora di pranzo, se non stiamo lavorando e è un fine settimana in cui ci vogliamo rilassare nel nostro giardino, ma non vogliamo al tempo stesso bere qualcosa che poi possa compromettere la nostra lucidità, no? Quindi in realtà siamo artefici piuttosto della gradazione dei cocktail che di solito beviamo. Riusciamo noi con il nostro buon senso a godere appieno esatto, della qualità e della bontà, esatto, di Ginepraio. Allora Enzo, ridiamo la linea a Luca, ci ascoltiamo una canzone e poi è arrivato il momento di parlare delle anfore di Coccio Pesto. Questa storia mi affascina e ormai lo assolutamente, sai. Assolutamente, ci credo. Assolutamente. Grazie, a tra poco. Il retro cucina di Carla Latini, tutti i giorni alle ore 10.30 su Radio Serena. Ed eccoci ritornati in studio nel retro cucina di Carla Latini. Sono collegata via Skype, il vecchio Skype che funziona sempre, con Enzo Brini. Siamo a Pontedera e siamo da Ginepraio. Enzo, io ti ho ospitato, non è la prima volta che ti ospito nel mio retro cucina, l'ho fatto nel mio www.carlalatini.com, sia con il racconto, certo, della tua della cantina a Montepulciano, sia con il racconto di che cosa sono le anfore di Coccio Pesto, che cos'è il Coccio Pesto e che importanza ha per l'invecchiamento del gin. Assolutamente. Parto da cos'è il Coccio Pesto. Allora, il Coccio Pesto, e mi piace sempre, per cercare di renderlo un pochino più semplice agli orecchi di chi magari non è un appassionato di storia o un architetto, ho trovato una formula piuttosto semplice per spiegarlo, senza andare tanto a dire cosa c'è esattamente a miscela, che dirò anche quello comunque. Allora, era in poche pochissime parole il cemento dell'impero romano, o anche l'intonaco impermeabilizzante. Okay? Veniva realizzato usando principalmente scarti di lavorazione, quindi tutta la terracotta che si rompeva o veniva male, prodotta male durante la cottura delle tegole e delle anfore, veniva sbriciolata in sassettini o polvere. Unendola alle varie pietre, varie ghiaie o sabbie che avanzavano dal taglio di pietre molto grandi, di lastre, eccetera, scoprirono che mescolando tutti questi inerti con una calce idraulica che faceva da legante di tutti questi materiali, riuscivano a ottenere un composto che, mescolato con acqua, si poteva gettare, fare delle colate come oggi vengono fatte appunto col cemento, per principalmente costruire strade e pavimenti. Poi ne capirono anche l'impermeabilità e allora lo iniziarono a usare in spessore di qualche centimetro come intonaco per rivestire tutte le strutture che dovevano contenere liquidi, in primis gli acquedotti. Qualsiasi acquedotto romano, quindi uno dei punti di forza in assoluto dell'impero romano, era appunto la rete idrica, e gli acquedotti sono sempre, se andiamo a vederli anche oggi, sono rivestiti da un materiale internamente che ci ricorda molto il nostro cemento. Questo qui è il Coccio Pesto. E quando è diventato anfora? Anfora è diventata grazie a noi e non grazie ai romani, perché come dicevo era un materiale che non veniva cotto ma veniva quindi colato. Quindi le anfore di Coccio Pesto sono un brevetto, posso chiamarlo brevetto? Sì, assolutamente. Vostro, della vostra famiglia? Della nostra azienda, esatto. L'azienda ha un nome un po' particolare, si chiama Drunk Turtle, che vuol dire tartaruga ubriaca in inglese. C'è un perché siete carapace... molto molto originali, molto divertenti. A volte un pochino strano. No, ma va bene così. Allora, la tartaruga, il carapace, che quindi la sua casa, che è molto dura come il Coccio Pesto. È lenta come il lento processo di invecchiamento del vino. E è ubriaca perché contiene il vino in realtà. Quindi... se non è ubriaca lei. Esatto. E quindi nascono queste anfore, come le fate?
Le facciamo usando degli stampi, come avverrebbe per un qualsiasi tino vasca di cemento, come ci sono già in molte cantine. Quindi in questi stampi coliamo e aspettiamo qualche giorno prima di aprirli che asciughino, e poi continua l'asciugatura all'aria per 2 mesi in totale. E che cosa cambia? Allora, oggi al gin, torniamo al gin, al gin, okay, invecchiato in un'anfora. I distillati, come il vino, in dei contenitori che possono essere di legno o anche tipo un'anfora permeabile all'ossigeno, subiscono un'evoluzione. Quindi il lento passaggio di ossigeno fa sì che gli aromi siano, diciamo in gergo degustazione, più aperti. Quindi abbiamo una maggiore complessità a naso, se andiamo a usare il distillato, rispetto a quello non invecchiato, e poi in bocca ritroviamo anche lì una maggiore persistenza. È come se fosse un'amplificazione di tutti i gusti, ok? E poi al tempo stesso ritroviamo una piacevole mineralità che è dovuta, quindi sapidità, diciamo, dovuta al contatto col materiale che dopo un pochino di tempo dà queste note un pochino, come dicevo, appunto salate. Senti, e per quanto tempo dura l'invecchiamento? Nel nostro caso dura dai 4 ai 6 mesi, dipende da ogni volta che distilliamo. Il gin è un pochino diverso per quanto sia sempre lui, e quindi in base alla distillazione assaggiamo e andiamo avanti fino al punto che riteniamo sia quello giusto, però diciamo dai 4 ai 6 mesi. Senti, queste anfore poi, una volta utilizzate, io mi ricordo che tu in un tuo articolo che mi avevi mandato avevi poi spiegato come vengono sanificate, no? Come vengono pulite, devono essere pulite o si possono utilizzare così? Beh, di solito si fa, nel caso dei distillati è un pochino più facile. Nel vino, dove c'è una sostanza un pochino più delicata e un po' più viva, cioè che cambia molto più rapidamente, dobbiamo lavarle con una soluzione di acqua e acido tartarico, che è un acido tipico dell'uva, è presente solo nell'uva naturalmente, e serve a bonificare le pareti e a rischiare di non perdere acidità. Lo scopo principale è quello. Poi dopo l'utilizzo col vino dobbiamo lavarle con dei prodotti adeguati per sanificare la vasca e non rischiare attacchi batterici all'utilizzo successivo. Nel caso del distillato questo non avviene perché la gradazione è molto più elevata. Immaginavo. E quindi non resiste nessun microorganismo all'interno. Senti Enzo, mentre tu stai parlando con me sul video YouTube che Luca molto carinamente produce ogni volta, stanno scorrendo le immagini. E bellissimo. Le immagini della bottiglia di Ginepraio, di questo gin, è molto, molto suggestiva. Com'è nato quel packaging? Com'è nata quell'idea, quella forma? La bottiglia ha una forma un po' particolare, nel senso che ricorda, insieme a un'etichetta bianca che abbiamo scelto con delle scritte semplici nere, vuole ricordare volutamente una flebo. Mai? La prima cosa che mi è venuta in mente. Assolutamente. Perché? Qualcuno me l'ha detto anche un pochino vergognandosene, no? Mi dice, guarda, mi dispiace, però secondo me la bottiglia ricorda la flebo. E io ho detto, no, è proprio quello che volevamo. Hai voluto. Assolutamente sì, perché l'origine del gin viene attribuita a un medico olandese, anche se oggi in realtà siamo sicuri che non sia completamente sulla paternità, ma è molto facile che sia nato alla scuola medica di Salerno intorno al 1100-1200, anche se notizie certe non ce ne sono. Comunque il gin ha sicuramente un'origine medicale. È stato iniziato a utilizzare come distillato a base di bacche di ginepro per curare mali ai reni, e la nostra bottiglia, proprio con la sua forma, vuole ricordare l'origine del gin.
il perché sia nato questo fantastico distillato che oggi noi beviamo per piacere, ma in realtà un tempo, come capitava spesso con questi distillati, gli si attribuiva vari poteri curativi. Bellissima questa storia, avete, ripeto, siete originali proprio al limite dell'impossibile. grazie mille, siete, è un grandissimo complimento. Dietro c'è storia, ci sono radici molto molto profonde. Senti, prima di salutarci io voglio sapere, John Collins è il cocktail del 2021? Beh, senz'altro sì, è un cocktail di rinascita, vogliamo pensare positivo e andare avanti, quindi l'estate 2021 a base di John Collins, assolutamente. E senti, nel 2020 invece qual era il cocktail che andava di più? Il 2020 diciamo che è stato un anno in cui molti barman, poverini, essendo costretti a uno stop forzato da queste misure, si sono misurati con dei cocktail premiscelati, e quindi per il 2020 io ti metto un Negroni per due motivi: uno, per la facilità di realizzazione, che lo dico così, aggiungo anche questa ricetta, è un terzo e un terzo e un terzo, di una parte è vermouth, una parte è bitter, quindi il più famoso è Campari, e una parte è gin, quindi ginepraio. E era molto facile da portare a casa premiscelato in una bottiglietta ai clienti, quindi è stato molto consegnato nelle case degli italiani, perché non si voleva rinunciare comunque a un aperitivo, anche se eravamo costretti nelle nostre case, e al tempo stesso c'era un grado alcolico un po' più alto di John Collins e di un gin tonic, che c'era bisogno di sbronzarsi, perché il 2020 ci ha messo a dura prova e quindi avevamo bisogno di alleggerirci un attimino. Diciamo la verità, quella che è. Enzo Brini, senti, io ti ringrazio, parlare di ginepraio con te è stato splendido. Ringrazio io te, senti, è sempre bello essere nella tua rubrica. Grazie, senti, io ti saluto con l'augurio di incontrarci dove sarà, e di brindare non con un John Collins, ma anche con due o tre John Collins, li voglio provare tutti nelle varie assolutamente. Nelle varie, nei vari modi che ci hai raccontato. Versioni. Benissimo. Salutaci Pontedera e salutaci questi cespugli di ginepro, che chiudiamo gli occhi e li vediamo. Grazie veramente, e a te, a prestissimo, ti aspettiamo. Altrettanto. Grazie.